Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Mi chiamo Sergio Valenti, faccio l'informatore e questo nuovo video lo dedico, su richiesta di qualcuno di voi, alle piante. Le piante rappresentano un argomento molto grande, molto vasto e sarà difficile poterlo riassumere in pochi minuti come vorrei. Cercherò comunque di fare del mio meglio. Allora, innanzitutto partiamo dalla legalità. In Italia, io sono italiano, vi parlo dall'Italia e quindi devo attenermi alle regolamentazioni italiane. Diciamo che il mondo piante è diviso principalmente in due grossi tronconi, le piante officinali e le piante medicinali. C'è una grossa differenza tra le due cose. La differenza principale è che le piante officinali sono quasi tutte trovabili all'interno del nostro paese. Sono piante che hanno una certa efficacia, in certi casi anche importante. Sono piante che nel mondo del commercio del fitoterapico, che fondamentalmente l'uomo oggi a livello industriale produce fitoterapici, con le piante in grossa maniera, e c'è una grande varietà, servono per diversi aspetti e viene utilizzata una parte, una certa parte del potere della pianta. Chimica, parliamo di parte fisico-chimica, quindi tangibile, misurabile, verificabile, documentabile. La pianta medicinale però differisce perché arriva da tutte le parti del mondo, non è proprio nativa spesso vicino a noi e il potere curativo è piuttosto forte, normalmente di gran lunga superiore rispetto a un officinale. Qui si apre un sipario importante perché ci sono diverse tecniche per prendere la pianta, conservarla, estrarne quello che ci serve e portarla in distribuzione. Allora, entrambe i due tronconi sono ovviamente legali, accettati, funzionano. Sulle piante medicinali si riesce talvolta, con certi specifici tipi di piante, ad ottenere risultati parificabili a molti farmaci, in certi casi addirittura superiori a certi farmaci. Questo non significa che il farmaco sia inferiore o che la pianta sia superiore, non sto dicendo questo. In certi casi il farmaco è più potente, in certi casi la pianta funziona meglio. Ovviamente qui l'argomento diventa molto grande perché cosa scelgo, farmaco o pianta, dipende dal soggetto, dipende dal problema, dipende dal tempo che abbiamo a disposizione. La via della pianta, per quanto riguarda la fitoterapia classica, è diciamo in capsule, per capirci, è una via più lunga rispetto al farmaco, perché il farmaco è più concentrato, ha molecole molto concentrate e questo è il vantaggio a livello di effetto, che è molto forte. Lo svantaggio è che molto spesso le molecole sono di natura sintetica e sono mal riconosciute dall'organismo, quindi creano una serie di effetti collaterali. La pianta medicinale invece ha come svantaggio che la sua funzione la mette in atto a livello per noi percepibile con tempi molto più lunghi rispetto al farmaco, in linea generale. Ci sono delle eccezioni ovviamente, ma in linea generale il percepito è che il fitoterapico impiega più tempo, però arriva al medesimo risultato o comunque un ottimo risultato. E il grande vantaggio è che o non ci sono minimamente effetti collaterali o sono trascurabili o nella peggiore delle ipotesi non sono comunque gravi. Perché la pianta ha molecole e strutture ben riconoscibili per l'organismo umano e quindi sono fortemente accettate. Qui parliamo di trattamento comunque della pianta in senso quasi industriale. Quindi non stiamo a fare esoterismi e considerazioni più sottili per cui ci vorrebbe veramente un video di 3 ore per scendere in quel tipo di dettagli. Però diciamo che la pianta lavora su più livelli.
lavora su un livello fisico ed è quello che la legge accetta, lavora su un livello emozionale e qui già ci avviciniamo al borderline come accettazione, però in molti casi è accettata e documentato l'effetto. Addirittura ci sono casi in cui la pianta può lavorare a livello sottile. A livello sottile intendo che oltre all'emozionale può avere un collegamento con qualcosa di molto più interno a noi e può spingerci e aiutarci a fare qualcosa che altrimenti non riusciremo a fare. Ma qui entriamo in un discorso complesso a cui dedicherò un video specifico. Esistono appunto in questo caso piante cosiddette enteogene, parliamo delle azioni che le piante riescono a fare nella visione a 360 gradi della persona, cioè se assumo questo tipo di pianta mi porta a livello psichico in una direzione piuttosto che in un'altra. Ovviamente sappiamo che in Italia non è ancora ben vista una pianta meravigliosa come la marijuana, per esempio, perché avendo un aspetto che può essere usato per danneggiarsi, viene colpevolizzata tutta la pianta anche quando ha degli aspetti estremamente benefici e curativi. Quindi qui purtroppo siamo in un momento storico dove c'è un braccio di ferro importante tra l'industria del farmaco e la libertà. Quindi purtroppo al momento i limiti sono quelli che sono. Però ci sono altre piante che non riescono neanche a entrare in considerazione e che hanno poteri curativi estremamente potenti. Ci sono piante che appartengono appunto al regno enteogeno, come avrete sentito forse parlare dell'ayahuasca, che è una pianta che usano gli sciamani per entrare in stati di connessione con se stessi e con ciò che li circonda molto profondi. Ma qui parliamo anche che la pianta riversa nella persona una certa sua personalità e che riesce a mettere in condizioni favorevoli il soggetto per una certa esperienza piuttosto che per un'altra. Quindi l'argomento qui è davvero vasto e profondo e meriterebbe una grande analisi. Io mi limito a dare una panoramica generale, perché insomma trovo giusto che per chi non conosce il mondo delle piante è bene fare chiarezza. Tornando al nostro inizio, parlando di piante medicinali, che sono il top di quello che possiamo usare senza aver paura di nessuno, nel senso che sono accettate. Nelle piante medicinali il problema principale qual è? Riuscire a trasportarla a noi, perché molte volte una pianta nata a 15.000 km di distanza, quindi deve attraversare un tragitto importante e deve cercare di portarci il suo massimo beneficio. Ci sono molte tecniche di conservazione, purtroppo il più delle volte si fanno degli estratti. Io non sono particolarmente felice degli estratti, perché comunque un estratto vuol dire che prendo una cosa e butto via un'altra, o comunque separo. Madre Natura non è scema, ha fatto delle cose estremamente valide. E se ha scelto un determinato assetto chimico per rendere una pianta efficiente, significa che per l'uomo serve tutto quel corredo chimico per l'assimilazione. Chi conosce più profondamente questo argomento è stato ben attento a fare il più possibile una criotriturazione per avere la possibilità di prendere la pianta in toto, conservarla al meglio togliendo solamente l'acqua, criotritandola, vuol dire che viene sminuzzata a freddo, per fare in modo che vengano intrappolate la maggior parte delle molecole utili a noi nel processo e venga disperso il minor materiale possibile, affinché abbiamo un prodotto che è pura pianta senza eccipienti. Ora, la modalità di fare questo esiste. Esiste un'azienda che io personalmente ho avuto l'occasione di conoscere abbastanza e devo dire che hanno un ottimo prodotto. Faccio pubblicità gratis perché non mi interessa, l'azienda a cui mi riferisco è Fito Italia, che è un'azienda tutta italiana, ha una sua filiera completa, ha un attento controllo sulla materia prima
e riesce a portare una pianta medicinale di qualità in capsula senza eccipienti. E quindi qui parliamo forse del massimo che si può avere per legge in Italia con la pianta. E in questa azienda si può trovare sia l'uso, diciamo, più banale, sia l'uso a livello psicologico con piante che agiscono proprio sulla psiche. Parliamo sempre di piante medicinali rare, tra virgolette. E questo è un settore. Nella pianta officinale, che troviamo facilmente in erboristeria, troviamo delle piante secche, a volte molto ben conservate, a volte sono estratti o in forme diverse, che comunque hanno sempre dei pro e dei contro. La pianta in senso generale è un ottimo alleato dell'uomo. È un ottimo alleato perché ha una struttura e una capacità di essere riconosciuta da parte del nostro organismo molto 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 alta. Differentemente dal regno animale, per esempio, che anche se viene ben riconosciuto può avere già degli effetti collaterali più importanti. Ma questo lo vedremo in un altro video. La particolare efficienza delle piante deriva proprio dal fatto che la loro semplicità strutturale permette al nostro intestino, che alla fine è la parte più importante dell'assorbimento delle sostanze che ci servono, perché tutto l'apparato dalla bocca all'inizio dell'intestino serve a trasformare il cibo in una forma tale da poter essere gestito poi dall'epitelio, perché alla fine sono i lidi intestinali che fanno la vera scelta, la vera separazione, quello che gli serve, quello che dovrà restare nell'organismo e quello che dovrà essere lasciato. Quindi è lì che veramente c'è il vero giudizio, ciò che ci serve e ciò che non ci serve. E a livello molecolare la pianta consente una grandissima accettazione da parte del corpo. Quindi il mio invito è a usare più possibile le piante, se dobbiamo avere un aiuto esterno e scegliamo la via della fitoterapia piuttosto che altre, rispetto ad altre vie più chimiche, più, se vogliamo, figlie di laboratorio, che ahimè ad oggi hanno purtroppo molto spesso degli effetti collaterali, perché non essendo avendo una natura tecnico-scientifica, a livello di forma non riescono sempre ad essere ben riconosciute dall'organismo, creando poi degli scarti veramente importanti che non sempre l'organismo è in grado di eliminare. Quindi basta che voi prendete un qualunque farmaco e leggete il bugiardino, che già il fatto che lo chiamino bugiardino dovrebbe far riflettere molto. Però analizzate, vi invito alla ricerca dell'origine di questo nome, come mai si chiama bugiardino, perché è davvero simpaticissima l'origine. Se voi vi leggete il bugiardino troverete una sfilza impressionante di possibili effetti collaterali. Quando cercate le medesime informazioni in un fitoterapico, o non ne trovate o ce ne sono veramente poche, ma mica perché chi produce il fitoterapico è incapace, è perché obiettivamente la pianta non produce tutta quella serie di effetti collaterali. Non è appunto un caso che in questo periodo storico l'industria del farmaco sta cercando di acquisire sempre di più piante all'interno dei propri prodotti, perché si stanno rendendo conto che il problema degli effetti collaterali non è da poco. Stanno cercando di introdurre sempre più piante perché la gente comincia a rendersi conto della differenza. Allora, purtroppo, da un lato, nel mondo del fitoterapico manca una serie di valutazioni e di controlli tali da dire lo standard deve essere almeno questo. Questo, secondo me, è il problema. Perché succede che, ahimè, capita l'azienda che fa business, quindi trovate dentro un sacco di eccipienti e pochissimo principio attivo,
e poi si va a giudicare tutto il comparto del fitoterapico se quella cosa non funziona. Mentre c'è un'altra azienda che fa le cose per bene e quindi trovate quasi esclusivamente principio attivo, anzi nel caso di Fiditalia c'è solamente pianta, non c'è nessun eccipiente e quindi quello che accade è quello che la pianta può fare al 100%. Tutti e due stanno nella stessa barca, però dipenderà da noi capire cosa abbiamo in mano. Io con questo non voglio dire assolutamente che Fititalia è l'unica azienda al mondo capace di fare fitoterapici, per l'amor del cielo. Ci sarà sicuramente qualche altra azienda che produce prodotti di qualità. Quello che vi invito a fare è di valutare molto attentamente cosa comprate, perché nel mare magnum del mondo delle piante c'è un sacco di business e pochissime realtà che fanno le cose con grande qualità. Ci sono, ma sono poche. Quindi dobbiamo imparare cosa? A leggere gli ingredienti, a vedere se ci sono eccipienti e se ci sono cosa c'è, e ovviamente è meglio che non ci siano, e a informarci se l'azienda compra la materia prima sul mercato e non si sa da dove arriva, o se ha la filiera completa ed è in grado di dire: questi prodotti sono certificati che sono puliti da metalli pesanti, che molto spesso nel mercato mondiale delle piante medicinali e anche officinali ci sono produttori che non si fanno scrupoli e troviamo materie prime sporche, ovvero ci sono tracce di metalli che non ci dovrebbero essere, ma finiscono nel prodotto. Quindi la realtà nostra, italiani, in questo momento purtroppo è anche questa. Quindi sta a noi in questo momento valutare con attenzione cosa compriamo. Ripeto, dobbiamo stare attenti a non condannare un prodotto se non ha funzionato, perché non è detto sia colpa del mondo del fitoterapico, può essere la colpa di chi ha prodotto quella specifica capsula, quel specifico elemento che non è stato fatto come si deve. Nel mondo delle piante ci sono anche i fiori. I fiori, anche qui c'è molto da dire. Tutta la medicina informazionale è basata molto spesso sui fiori. Dietro di me, se notate in questo cartello, c'è uno schema, per esempio, dei fiori di Bach. Sono molto famosi. Ci sono i fiori australiani, ci sono anche altri fiori, ma principalmente australiani e Bach sono forse i più venduti o comunque tra i più famosi. Perché sono famosi? Intanto, se non facessero niente, sarebbero già scomparsi, sono 50 anni che esistono, quindi se continuano a esistere vuol dire che qualcosa fanno. Perché a volte funzionano e a volte no. Allora, in primo luogo, cosa sono? Il fiore di Bach non è altro che la rappresentazione di un'informazione specifica. Quindi il vettore, cioè l'oggetto, che sia la perlina di zucchero o che sia un prodotto in gocce, non ha importanza che sia liquido o la perla di zucchero, perché quelli sono solamente vettori, ovvero mezzi che trasportano l'informazione. Se voi giudicate un prodotto omeopatico come acqua fritta, semplicemente perché è una pallina di zucchero e ha tutto un valore mentale che ognuno si fa o non si fa, quindi non c'è niente di intrinseco dentro, vi sbagliate. Se il prodotto è fatto correttamente, la capsula, la sfera di zucchero serve solamente a registrare l'informazione contenuta nel fiore che rappresenta, perché i fiori a livello psichico vengono letti dall'organismo e il loro effetto viene prodotto all'interno. Io vi porto un esempio pratico. Sono sempre stato molto scettico sui fiori di Bach, finché un giorno ho dovuto fare un intervento piuttosto doloroso dal dentista. Ho dovuto estrarre un premolare. Prima di estrarlo ho dovuto fare la cura canalare. Ma quando mi è sorto il dolore al dente, questo dentista non aveva la possibilità di vedermi subito, mi ha dato
almeno quella volta 2 mesi e mezzo di aspettativa. 2 mesi e mezzo, gli ho detto, ma oh, siete matti, divento pazzo io con questo dolore in bocca 2 mesi e mezzo. Prenditi questo, mi hanno detto, vedrai che il dolore si calma e riuscirai a sopportare 2 mesi e mezzo. E mi aspettavo, non so, qualche antidolorifico chimico di quelli pesanti, non lo so. E invece mi danno queste perline, queste palline di zucchero, era un omeopatico, che adesso non ricordo il nome, per dire la verità, perché hanno nomi a volte latini un po' particolari, che era entrato un fiore che portava un'informazione anestetica nella bocca. Però io non sapevo neanche cos'era sta roba. Siccome sto medico era reputato uno dei migliori nella regione, ho voluto dargli ascolto, proviamo. Ero estremamente scettico. Prendo queste perline, sul momento malissimo, la sera del giorno stesso malissimo. Il giorno dopo un po' meno male. Il terzo giorno non sentivo quasi niente. Io vi parlo di un dolore molto forte, una carie interna che era marcita vicinissima al nervo. Sentivo un dolore pazzesco ogni volta che masticavo, ma anche quando non masticavo. Cuore che pulsa, sentivo i battiti, è una roba brutta. Cioè queste palline sono uscite in 3 giorni, non hanno fatto effetto subito come avrebbe fatto un antidolorifico chimico, però dopo 3 giorni io non sentivo più il dolore e sono andato avanti 2 mesi e mezzo. Ho consumato 4 scatole di sto prodotto, effetto collaterale zero, perché è pura medicina informazionale. Cioè non c'è neanche la chimica del fitoterapico, parliamo solamente di informazione che viene letta dall'organismo e codificata. È come programmare un computer, ti do un ordine e tu esegui. L'omeopatico fatto bene lavora su questo piano molto sottile e molto efficace se è fatto correttamente. Quando mettiamo l'omeopatico con un contenitore di plastica stiamo già facendo un lavoro brutto, perché la plastica tende a cancellare la memoria che è stata impressa sull'omeopatico e quindi quel prodotto di più delle volte funziona poco, perché la sua capacità viene lentamente dispersa dal contenitore in plastica. L'omeopatico fatto bene ha sempre un contenitore in vetro, perché il vetro è l'unico che non inquina l'informazione contenuta. Oppure deve essere appena prodotto, molto fresco. Allora, se è appena prodotto, un po' di giorni l'effetto permane. Ma se abbiamo in mano un omeopatico che ha già un anno ed era in una condizione di plastica, non stupiamoci se non funziona o funziona poco. Ma qui non bisogna dare la colpa all'omeopatia. E di nuovo il discorso di prima. Il principio dell'omeopatia è dimostrato ormai scientificamente. Hanno fatto un congresso poco tempo fa sull'argomento e non c'è niente da fare. L'omeopatico come principio funziona, non è negabile, funziona. Che poi dia fastidio a molti perché non ha sostanze chimiche dentro, non ha l'obbligo d'uso di piante, quindi ha solo un'informazione, quello è un altro discorso, ma il principio funziona. Quindi se avete un medico esperto in omeopatia, buon per voi, non è tempo perso. L'importante è sapere chi produce gli omeopatici, se gli fa bene o meno. Questa è la vera cosa importante. Però i fiori, come capacità informazionale, sono validissimi. Addirittura c'è una dottoressa qui in Italia che sostiene recentemente di aver fatto dei test su delle persone ignare, quindi non condizionate, che solo mettendo la foto del fiore che gli serve sul display del telefono o sul cuscino dove dorme, l'effetto di quel fiore si è manifestato nella persona, senza neanche prendere il prodotto omeopatico. Questo per dirvi come il corpo riesce a tradurre le codificazioni che trova all'esterno con gli occhi o solamente con la forma, con la percezione della forma, in modo naturale. Quindi sui fiori ci sarebbe tanto da dire, ma veramente tanto. Io spero di aver dato una panoramica, seppur veloce e ristretta, su questi 4 macro settori, perché si può parlare tanto di ognuno di questi settori. Quindi spero di essere stato abbastanza esaustivo. Dedicherò un video molto presto per le piante enteogene, però prendetelo con le pinze.
Vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento, ogni bene a tutti.